Padawan. È ora che tu venga istruito. Tutto fumo e niente arrosto. Un colpo debole. Manchi di volontà. Non hai disciplina. La paura spezza il tuo legame con la forza. Bene. Il mio sangue è sulle tue mani, apprendista. Tu sei un fallimento. Sei un debole. Un traditore. Tu non sei un Jedi! No! Niente. È rotta. Il cristallo è a pezzi. È inutile. BD, sto bene. Usciamo di qui. Non so spiegarti, BD. Non riesco nemmeno a capirlo. Non è andata come previsto? Non dire che non ti avevo avvertito. Lasciami stare. Lasciarti stare? Perso e senza difesa in un posto pericoloso. Mai. Bene, adesso basta. Chi sei davvero? Taron Malicus. Ero un Jedi. Come te. Abbiamo molto in comune. Non credo. Eh? Siamo sopravvissuti all'epurazione. Le mie truppe mi hanno tradito. Sono stato costretto a ucciderle e scappare in questo posto desolato. L'oscurità qui mi ha quasi preso. Ma io l'ho conquistata. Sei quello che seguono i fratelli della notte? Sì. Ma quei selvaggi rispettano solo il potere. E come sappiamo, la forza è l'alleato più potente. No. No, usi la forza per cercare potere. Questo va contro la dottrina dei Jedi. Questi sono tempi bui. Ci consumeranno se non resistiamo. Insieme. Non mi serve il tuo aiuto. Quella spada laser rotta racconta un'altra storia. Hai visto qualcosa lì dentro, vero? Qualcosa di terribile. Ci sono molti posti simili su Dathomir. Unisciti a noi. E posso insegnarti a controllare il suo potere. Unisciti a noi e ti insegnerò a controllare il potere. Parole familiari, Malicus. Sorella Merrin, hai superato i tuoi limiti. Per anni hai detto che i Jedi avevano orchestrato il massacro delle mie sorelle. Eppure eccone uno. E cerchi solo di portarlo nella tua famiglia. Ti era stato detto di affrontarlo. Non hai abbastanza potere, strega! Potere? Sei un folle, Malicus. Dathomir ti ha disfatto. E con la mia sciocca lealtà hai controllato i fratelli della notte. A differenza dei Jedi, le sorelle della notte non si voltano le spalle. Il nostro legame è eterno.
Le tue sorelle sono morte? Sì. Le loro tombe sono attorno a te. È ora di andare. Ciù, suyanandeni. Teloli, oli, ei. Sciocca ragazza. Questo potere va oltre il tuo controllo. Imparerete entrambi. Quando affronti una sorella della notte di Daphne, le affronti tutte! Correte! No! Deve essere la tomba. La Mantis! Che succede? Una sorella della notte ha risvegliato i morti! Mi inseguono! Wow, wow, wow! E li stai portando qui! Capitano, prepararsi al decollo! Andiamo via! Che cosa ci fanno tutte queste streghe morte sulla mia nave? Vai! Non chiedere. Cos'è successo? Hai trovato la tomba? La spada laser del tuo maestro. L'ho visto. Il maestro Tapal, io ho visto il giorno in cui è morto, so cosa ho fatto. Cal. Ora è distrutta. Non ho potuto salvarlo. Cal, eri soltanto un bambino. No! No, so che avrei potuto aiutarlo se fossi stato più forte e coraggioso, se lo avessi ascoltato. Avrei potuto salvarlo. Lo so! Cal, è il momento di dirti quello che mi è successo quando sono fuggita dall'impero. Hanno portato Trilla nella stanza. E quando l'ho guardata negli occhi, mi hanno mostrato quello che ho fatto. Lei era un inquisitore. E in me è scattato qualcosa. Ho perso il controllo all'istante. E ho ceduto al lato oscuro. Li ho uccisi tutti quanti. Non ho risparmiato nessuno. Eccetto lei. E per anni non sono riuscita a darmi pace. Ero distrutta per tutta la rabbia che avevo dentro. Ho provato a reprimere tutto, ma non si può sfuggire a se stessi. A quel punto volevo solo morire. Ma poi ho sentito parlare dell'Holocron. Una scintilla di speranza sulla possibilità di un futuro che poteva farci andare avanti. Alzati. Non posso cambiare il mio passato, né tu puoi cambiare quello del tuo maestro. Ormai è passato e tu, Cal, devi voltare pagina e andare avanti. Come? Ricomincia da questa. Tu ne devi fabbricare una nuova. Thank you.
Cal, sarai messo alla prova. Lo so. Sono pronto. Non intendo solo qui. Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Ed è molto facile fallire. Lotti ancora con il lato oscuro, anche se ti sei staccata dalla forza. Noi lotteremo sempre. Ma la prova è questa. È la scelta di non mollare che ci rende ciò che siamo. Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. È il Tempio Jedi. È passato molto tempo. Però sì, mi ricordo. Tutti i Jedi vengono qui da giovani. O meglio, venivano, quando c'erano ancora. È la tempesta più violenta che abbia mai visto. La tempesta, il tempio, sembra tutto collegato. Mi ricordo, il maestro Yoda sciolse quella porta per farci passare. Non con la forza, con quel cristallo. Vi passò la luce e ne trasmise il calore. Possiamo farlo anche noi. Da quelle spaccature sott'acqua esce calore, invece qua su si congela. Il cristallo Kyber mi sta chiamando. Siamo vicini. Non è il Jedi che sceglie il cristallo Kyber. È il contrario. Sì, un po' come te. Una piccola scossa. Niente di che. Speriamo che regga. Oh, per poco. Il richiamo è più forte. Sbrighiamoci. Mi sento come se fossi circondato da fantasmi. No, non sto bene. È difficile stare qui. Grazie. Vede! Non avvicinarti! Vede! Fidati di me.
No! È finita. Ho fallito. Il fallimento non è la fine, amico mio. Bene, amico. È giunta l'ora. Forse questa è l'ultima volta che mi vedi. Riesco a percepire la fine dell'ordine Jedi che incombe. No! Il fallimento non è la fine. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Come te, BD1. So che lungo la strada incontrerai qualcuno coraggioso e tenace almeno quanto te. E tu lo aiuterai, come hai aiutato me. Ma la tua memoria andrà completamente perduta. Sei proprio sicuro di volerlo? Avviare criptaggio totale memoria. Solo attraverso un legame profondo i tuoi ricordi verranno ripristinati. Ho fiducia in te, come sempre del resto. E sono più che certo che mi rimpiazzerai con la persona giusta. Addio, vecchio mio. I tuoi ricordi. Li hai rischiati per me. Sì, anch'io mi fido di te, amico. Sì, hai ragione. C'è ancora una possibilità. Sempre una possibilità. Avanti.
Dobbiamo andarcene. Hanno occupato Illum. Stai bene? No, mi hanno visto. E non è tutto. Estraggono i cristalli Kyber. Capitano, pronto al decollo. Sei su tutti i canali imperiali. Ti scagliano addosso tutto quello che hanno. Siete al sicuro? Per ora sì, ma la tempesta passerà presto. Resteremo senza copertura. Non puoi mascherare il segnale della Mantis. Il trucco funziona solo se non se l'aspettano. Ho un'altra idea. Ho violato la loro cifratura. Manometto le trasmissioni, ma le ripristineranno. Forse guadagneremo un po' di tempo. Grazie. Ci sono assaltatori ovunque. Illum era il nostro pianeta, Cal. Fa che se lo ricordino. Hanno riparato tutto e chiamato rinforzi. Ogni Star Destroyer nel settore è diretto qui. Se arrivano qui prima di te... No, non siamo arrivati qui per farci catturare. Ci sarò. Sir, abbiamo visite. Dia Grisa di chiudere la Mantis. Cosa? Con l'impero che ti insegue? Sei fuori, Cal? Fidatevi. Va bene, chiuderemo la nave. Ce l'hai fatta? Sì. Non sarei qui senza di voi. Su Bracca sognavo di assaltare Coruscant con sopravvissuti del Consiglio dei Jedi. Invece, all'ordine rimangono uno scommettitore, un Jedi fallito e un Padawan mancato. Un branco di falliti. Puoi dirlo forte? BD è l'unico affidabile. Ha lasciato che Cordova cancellasse i suoi ricordi così da poterci guidare. Ma entrambi desiderate sacrificare tutto. Per proseguire anche quando sembra impossibile. Fallire fa parte del viaggio. Ora l'ho capito. Grazie. A tutti voi.